siamo in uno dei posti più prestigiosi della città, che da 200 anni diffonde cultura a Venezia. Siamo all'Ateneo Veneto e verrà presentato il libro Venezia è una regata, guida alle feste della voga alla Veneta in laguna e oltre. C'è la presentazione del volume, ma il titolo del convegno è Voga alla Veneta tra tradizione e cultura. È previsto l'intervento introduttivo del professor Marco Fincardi, docente di storia contemporanea all'Università Ca' Foscari, di Luciano Cirpi, presidente della Remiera Voga alla Veneta. Ci sarà l'intervento di un noto artigiano, Remer, Saverio Pastor, dell'editore Chris Weyman, dell'associazione Sette Mari. Ci sarà l'intervento degli autori e speriamo, anche se fa in tempo ad arrivare, il famoso scrittore Tiziano Scarpa. Il moderatore è colui che si interessa di regate per il quotidiano più importante della città, il Gazzettino. E adesso io passerei proprio la parola a Tullio Cardona. Noi ci auguriamo che da questo incontro, da questo dibattito, nasca una nuova sinergia, una discussione fra tutti gli attori che lavorano nel settore. Quindi dagli artigiani, dagli storici, a coloro che studiano sociologia e tradizioni, alle remiere soprattutto, e credo che questo sia un invito davvero indirizzato a loro, perché solo parlandone insieme possiamo far uscire la Voga alla Veneta da quello che sta diventando sempre più una nicchia, e invece la più antica tradizione che Venezia si porta dietro nei secoli. Gli utili realizzati dalla vendita della guida sono devoluti ad associazioni lugonari per attività di promozione e sviluppo culturale. E l'appuntamento è per giovedì 18 dicembre alle ore 17:30, proprio in questa sala, in questa bellissima sala.